Leggo quello che ha detto il professor Barion, e chiaramente sono molto orgogliosa di questa collaborazione che siamo riusciti a instaurare, perché per noi è una conferma della qualità del nostro servizio e della professionalità dei nostri medici e dei nostri terapisti. Siamo consapevoli che la Benja è molto esigente, lo è con le loro ragazze, penso con i collaboratori, quindi lo sarà anche con noi, ma gli daremo anche noi una po' di soddisfazione con la nostra attività. Per noi è abbastanza un pane quotidiano quello che ci viene richiesto, nel senso che per noi trattare un anziano che è affetto da artrosi, ci mettiamo lo stesso impegno, la stessa professionalità che non trattare magari un atleta dopo uno strappo, chiaramente con le dovute diversità di approccio. E io questa convenzione l'ho un po' chiamata a chilometri zero, perché effettivamente, se ci pensate, la distanza tra il palazzetto e i nostri centri qui al centro medico penso sì che non arrivi neanche a 1 chilometro di strade, quindi va un po' di moda queste cose, diciamo, all'interno della stessa città, senza far perdere tempo agli atleti piuttosto che ai vari professionisti. E tempo di spostamento piuttosto che altri, insomma, disagi nell'applicazione, ecco, di terapie. E io sono contenta, insomma, di questa collaborazione. Chiaramente dal punto di vista sportivo spero di vederle il meno possibile le ragazze, però qualora dovessero aver bisogno, loro avranno accesso illimitato e immediato a tutte le nostre attrezzature, sia la piscina terapeutica che ha 100 metri quadri, dopo la andiamo a vedere, che alle palestre di riabilitazione, che a tutta la strumentazione di terapia fisica. E a me piace questo anche perché le ragazze sono convinte che con il loro entusiasmo e il loro impegno siano anche un esempio per i nostri pazienti, che sicuramente non hanno le loro capacità di recupero, però magari a loro potranno dare, alle altre persone che si trovano in riabilitazione, un bel messaggio che la determinazione e la passione sono importanti per qualunque percorso, anche riabilitativo, come quello che si trovano ad affrontare i nostri pazienti.